Buonasera Giancarlo, grazie veramente di darci il suo tempo per questa testimonianza. Allora, il professor Giancarlo Avanzo è professore ordinario di medicina interna, direttore della struttura complessa del DEA e rettore della nostra università. Allora Giancarlo, un commento su come la scuola di medicina e come la nostra università ha affrontato l'emergenza Covid della scorsa primavera, di come siamo riusciti a fare un ritorno controllato e sicuro alla normalità e di come ci stiamo preparando per questa che sembra una nuova emergenza. Domanda piuttosto complessa. Beh, direi che all'inizio della pandemia noi ci siamo comportati distinto, cioè quando abbiamo avuto l'ordine da parte del ministro e del primo ministro di chiudere, ovviamente ci siamo attrezzati per fare tutta la didattica in remoto. Problema è che, avendo chiuso l'Ateneo, abbiamo dovuto anche interrompere la ricerca e questo ha generato non pochi problemi. Però, essendo noi medici, abbiamo reagito, nel senso che da una parte abbiamo voluto mantenere l'attività medica e combattere contro l'epidemia e dall'altra, siccome c'erano anche delle esigenze di sviluppare tecnologie, mancavano mascherine, mancavano presidi, mancavano i tamponi, abbiamo cominciato a lavorare proprio in quella direzione. Quindi il nostro Ateneo si è reso partecipe di un grosso sforzo a livello piemontese nel cercare di produrre reagenti, di cercare di valutare l'efficacia di mascherine prodotte localmente e di dispositivi di protezione individuale. Poi, man mano che andava avanti la pandemia, ci siamo resi conto che era importante cercare di fare della ricerca su questo nuovo fenomeno, per cui abbiamo lanciato tutta una serie di progetti di ricerca, ben 46 in tutto l'Ateneo, ma progetti che hanno un ampio ventaglio, non solo biomedici, ma anche nell'area umanistica, nell'area economica, nell'area giuridica. Quindi è stato un lavoro importante che ci ha anche tenuto, come dire, un pochettino ottimisti, ci ha resi più ottimisti nell'affrontare quel periodo. Poi le cose sono andate abbastanza bene, l'epidemia è scesa e quindi abbiamo riaperto l'università. Purtroppo però quello che noi abbiamo ottenuto chiudendo, facendo tutti gli sforzi questa primavera con il lockdown, ce lo siamo mangiati quest'estate. Un po' perché c'è stata una cattiva informazione, un po' perché chissà, forse al nostro interno si pensava che il virus fosse stato sconfitto, la nazione è andata verso un atteggiamento un po' troppo festaiolo e adesso siamo qua di nuovo a bagno come lo eravamo questa primavera. Ma te, cioè, finora quantomeno il governo, anche se sta facendo un lockdown progressivo, soprattutto un lockdown del tempo libero, appunto, bloccando tutte quelle attività che forse quest'estate davvero hanno portato alla situazione attuale, comunque per ora la raccomandazione verso sia la scuola che l'università è quella di mantenere, seppur parzialmente, la didattica in presenza, lasciando una certa autonomia di scelta anche in base alla situazione del territorio, che però piano piano si sta aggravando. Quali sono i piani di UPO, del nostro Ateneo, riguardo a questo? Cioè, secondo te c'è un punto di non ritorno al di là del quale saremo costretti ancora a tornare alla didattica in remoto oppure no? Allora, quello che io penso è che in questo momento mantenere l'università e le scuole aperte sia un'operazione di resistenza civile, perché ci siamo resi conto che mandando tutti gli studenti a casa diminuivano tutta una serie di attività correlate alla presenza degli studenti nell'università e nelle scuole, e questo ha generato anche un problema enorme nell'economia, non solo legato a questo ma legato proprio al lockdown. Il nostro Presidente della Repubblica ha sempre detto in tutte le occasioni che era un obiettivo nazionale di salvaguardia dell'integrità della nazione tenere le scuole aperte. Io sono convinto che l'università sia un luogo di aggregazione. Io sono convinto che l'università sia un luogo in cui gli studenti, per imparare, per progredire nel loro acculturamento, abbiano bisogno di stare gli uni vicino agli altri e soprattutto vicini ai loro professori. Sì, ma ho notato che erano davvero contenti, cioè, certo. Io credevo che non venisse nessuno. Quando si è aperta l'università, sì. Al di là di alcuni, questo è successo alla fine dell'estate, a settembre, quando abbiamo deciso di tenere gli esami in presenza, ci sono stati un po' di critiche, ci sono stati un po' di professori che hanno osteggiato questa scelta, ma poi tutti sono stati contenti. Ora
siamo ancora aperti, abbiamo ridotto molto l'accesso agli studenti cercando di mantenere il distanziamento, di ridurre la capacità delle aule, ma la ricerca deve andare avanti. Io sono convinto, come l'industria, come la nazione deve andare avanti, quindi a meno di una tragedia in cui ci si dica di nuovo dobbiamo chiudere, noi dobbiamo rimanere aperti fino a quel momento. Quindi a livello autonomo non decide, ma anche se dovessero spuntare dei piccoli focolai, tipo, non lo so, alcuni studenti risultano positivi al Covid in una certa, in un certo corso di laurea, te come ti comporti? Allora, cioè, noi abbiamo un responsabile Covid nel nostro Ateneo, abbiamo un comitato tecnico scientifico che si riunisce periodicamente, valuta, c'è un osservatorio della CRUI che riceve tutti i dati di soggetti, studenti, personale tecnico amministrativo e docenti che hanno contratto la malattia. Nel nostro Ateneo 40 studenti al momento hanno segnalato di essere positivi. Dalle indagini effettuate sui compagni di questi studenti abbiamo appurato che nessuno di loro si è contagiato in Ateneo, tutti si sono contagiati all'esterno. Non c'è quindi nessun hanno fatto tampone tutti quelli che ne so della stessa che hanno frequentato lo stesso orario. Sì, certo, cioè, sono state fatte le indagini, perché noi abbiamo segnalato tutti i casi al SISP di residenza dello studente e della studentessa, per cui è venuto fuori che nessuno di loro si è contagiato all'interno dell'Ateneo. E soprattutto quindi, non ha contagiato altri. Questo non è contagiato, perché altri. Potrebbe capitare, certo. Nel senso, l'ha preso fuori, però può quindi capitare. I piccoli cluster che si sono verificati, poi sono stati ovviamente, noi abbiamo preso tutte le misure, sanificazioni in più delle aule, abbiamo tenuto sotto controllo la situazione. Per il momento la situazione nel nostro Ateneo non desta alcun allarme, alcuna preoccupazione. Naturalmente, insieme agli altri rettori abbiamo discusso di come poter fronteggiare questa crescita esponenziale del numero dei soggetti che si stanno contagiando. E quindi è possibile che nelle prossime settimane, la prossima settimana, si prenderà qualche minima iniziativa per ridurre il numero di studenti in presenza, come diciamo quantità. Che già sono, cioè perlomeno per le scuole superiori il 75%. Noi si rimane, ho visto che si sono autoregolati ora, ho visto da che hanno parlato il 75% delle scuole, esatto. Sono un po' calate. Noi abbiamo avuto una diminuzione del numero di studenti in presenza perché loro stessi hanno deciso di non venire, ove possibile, mentre in alcuni casi come a medicina le lezioni o nelle lauree professionalizzanti le lezioni sono obbligatorie, quindi gli studenti se si iscrivono a lezione vengono, ma gli altri possono seguire da remoto, sì, quindi sì, sì, sì. Noi cerchiamo di mantenere una percentuale adeguata, adeguata di studenti in presenza, perché riteniamo che sia assolutamente indispensabile, soprattutto nei primi anni, le matricole hanno bisogno di sentirsi all'interno dell'università, certo. Di capire come funziona. Certo. Sì, 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 sì. E poi la ricerca deve continuare, non possiamo interrompere la ricerca. La ricerca è la speranza in questa situazione, certo. Assolutamente. Ma anche l'ospedale. L'ospedale, te oltretutto sei proprio primario, responsabile del reparto di accettazione, quindi della medicina d'urgenza, quindi tu vedi i malati quando arrivano, i malati Covid non quando arrivano, e quindi hai vissuto il picco esponenziale dei ricoveri. Innanzitutto, che hai pensato in quei momenti, cioè quando ti sei vista arrivare questa marea di persone che stavano male, perché a marzo stavano male davvero, come avete pensato di reagire? Come se panico? Guardate, no, è una delle... Allora, il panico ha colto qualche medico, qualche infermiere, ma per fortuna è stato sporadico questa sensazione, questo stato d'animo. Io quello che devo dire, ero molto preoccupato di non farcela, non fisicamente, ma non farcela come struttura. Perché mi ricordo il 19 di marzo del 2020 ho ricoverato 52 persone con la polmonite in un solo giorno, tutte uguali una all'altra, chi più grave, chi meno grave. E mi sono chiesto, domani quanti ne arriveranno? Non abbiamo più posti letto. Questa è una sensazione terribile, sì. Di non riuscire ad avere la capacità di accogliere il paziente, di collocarlo nel posto giusto con la cura giusta. La limitazione delle risorse è stata per noi drammatica, soprattutto all'inizio.
Poi ci siamo abituati, abbiamo conosciuto meglio questa malattia, sappiamo come evolve, sappiamo come affrontarla, anche se non abbiamo assolutamente cure contro questa malattia, cure dirette, abbiamo però cure contro i disturbi che dà questa malattia. Quindi i nostri malati adesso stanno meglio di quanto non stessero a febbraio-marzo. Li curiamo meglio, sappiamo meglio come curarli, come stratificare la loro gravità e quindi io in questo momento sono molto più ottimista. Certo, se il contagio e l'epidemia dovesse crescere a livelli, come sembra si stia profilando, ancora superiori di quello che successe a marzo, allora è possibile che il sistema non possa reggere. Perché quindi a marzo comunque siete riusciti ad accogliere tutti i pazienti, appunto moltiplicando i posti nei reparti, aprendo nuovi reparti, chiudendo tutti gli altri. Cioè, per esempio, per quanto riguarda l'ospedale Maggiore, qual è la capienza massima di pazienti che potreste accogliere, ricoverati? Ma teoricamente questo ospedale è in grado di ricoverare circa 600-700 pazienti. Il picco massimo che abbiamo avuto credo fosse 240, se non ricordo bene, ma erano oltre 200 pazienti. È ovvio però che è un fenomeno che si sta verificando soprattutto adesso. Non ci sono solo pazienti Covid, ci sono anche gli altri. Quindi se un ospedale è abituato a trattare una gamma vastissima di patologie e ha una sua occupazione di posti letto che arriva intorno al 90% in condizioni normali, di fronte a un'epidemia del genere che si aggiunge alle condizioni normali, potete immaginare che cosa possa succedere. Abbiamo dovuto, e cosa che facciamo già da qualche giorno, interrompere l'attività elettiva, gli interventi chirurgici programmati, tutto quello che è possibile rimandare viene rimandato, con la conseguenza che alla fine del lockdown, quello che si è verificato quest'estate, abbiamo dovuto cercare di recuperare tutto quello che era stato messo in arretrato. E questo si sta verificando adesso. Mentre a febbraio noi avevamo una prevalenza assoluta di pazienti che arrivavano al pronto soccorso, che venivano in ospedale, 80%, 90%, tutti avevano una polmonite, avevano un'infezione a Covid, perché gli altri se ne stavano a casa, avevano paura a venire, quindi purtroppo molti poi hanno avuto infarti al proprio domicilio, hanno avuto ictus e ahimè c'è stato anche una moria di queste persone. In questo momento questo non si sta verificando, per cui noi abbiamo i pronto soccorsi che sono veramente pieni sia di malati che hanno il Covid sia di altri malati che hanno bisogno di altre cure perché hanno altre patologie. È un po' più difficile in questo momento lavorare perché dobbiamo essere molto attenti a cercare di separare le due popolazioni subito, di modo da evitare che ci sia un contagio all'interno del pronto soccorso. Certo, ma avete comunque degli ingressi separati? Abbiamo, cioè, percorsi separati. Quantomeno che presentano sintomi riconducibili prima di fare il tampone? Assolutamente sì, percorsi separati, camere separate, luoghi, locali separati, sia all'ingresso, sia durante lo stazionamento del pronto soccorso, sia in uscita. Mi dicevi prima che adesso, anche per un miglioramento della terapia, la situazione sembra leggermente meno grave di come si presentava a marzo, perlomeno a marzo poi venivano tutti già in condizioni gravissime. Ora si presentano magari in condizioni meno gravi e poi vengono curate anche meglio. Qual è stata l'evoluzione della terapia da allora, che si sapeva così poco sul virus, sull'infezione, adesso che forse perlomeno sembra che le terapie intensive ancora non sono sotto grande pressione come è stato poi per la parte? È vero, è vero. Allora abbiamo meno coinvolgimento delle terapie intensive in questo momento, abbiamo più bisogno di terapie subintensive, cioè solo di ventilazioni non invasive. Per quanto riguarda quello che abbiamo imparato da questa malattia, da questa infezione, siamo partiti con delle terapie empiriche, l'idrossiclorochina, altri farmaci, una miscela di farmaci antiretrovirali che erano stati usati per altre malattie, che poi alla luce degli studi clinici si sono rivelate assolutamente inefficaci se non dannose. Quindi all'inizio bisogna dire che qualcuno sosteneva che il cortisone non bisognasse utilizzarlo, poi i più temerari come noi abbiamo cominciato ad utilizzarlo, abbiamo visto che
che c'era un beneficio, per cui adesso il cortisone, vecchio santo cortisone, viene utilizzato. Per fortuna, quando c'è stata, diciamo, nel male, la possibilità di fare delle autopsie a Brescia, i colleghi di Brescia hanno fatto autopsie perché avevano le camere autoptiche in grado di poter essere sicure, hanno scoperto che c'erano delle trombosi nei vasi polmonari, per cui è stata messa in pratica l'utilizzo dell'eparina, e questo ha di fatto migliorato molto la prognosi di questi pazienti. I pazienti più gravi, ovviamente, nei pazienti che venivano ricoverati, che avevano bisogno di ventilazione non invasiva. Quindi noi abbiamo cominciato a capire bene anche i quadri clinici, la stratificazione dei pazienti, quelli che presumibilmente sarebbero andati molto bene o comunque non avrebbero avuto conseguenze, quelli che invece, avendo età maggiore e comorbidità, potevano essere suscettibili di peggioramento, e quindi abbiamo stratificato in alta intensità, media e bassa intensità di cura, e questo ci ha consentito di migliorare molto la prognosi. E l'età? L'età rispetto a marzo, come veramente l'età un rispetto po' più abbassata? A marzo o no? All'inizio alla fine dell'estate, all'inizio di settembre, quando abbiamo visto il montare di nuovo dei casi, erano ventenni, trentenni che venivano, quindi è ovvio che si sono contagiati i giovani. Poi i giovani hanno contagiato i familiari, quindi abbiamo passato un periodo di fine settembre, inizio di ottobre, metà ottobre, in cui c'erano i 40-50 anni. Adesso tornano a esserci gli 80-90 anni, come prima. Sì. Comunque, perché i giovani comunque in generale reagiscono meglio, perché si sente dire che anche i giovani però possono andare... Sì, ma i giovani, se noi abbiamo 10 adulti, 20 anziani, abbiamo un giovane. Che sta proprio male. Che sta male. Cioè, è veramente molto raro trovare un giovane che stia male. Sono tutti asintomatici. Assolutamente. La cosa interessante è che, facendo tanti tamponi, ci si rende conto che c'è una diffusione della malattia e che c'è tantissima gente che ha questa malattia e non ha alcun disturbo, anche tra gli anziani. Sì, abbiamo notato anche questo. Quindi non sappiamo ancora molto di questo virus. Bisogna ancora studiare, forse quando saremmo riusciti a sconfiggere l'epidemia, qualche cosa in più saremmo riusciti a capire. Però al momento, come tu sai, essendo tu anche una ricercatrice, sai perfettamente che per avere dei dati onesti, chiari, fondati, solidi nella ricerca occorre del tempo. Sì. Non basta qualche mese. E purtroppo questa invece è un'epidemia che corre molto veloce. Corre velocissimo. Troppo veloce. Giancarlo, grazissime, grazie veramente del tempo, perché che in questo momento è veramente prezioso, e buon lavoro, speriamo non troppo nel campo dell'epidemia. Voglio concludere la mia intervista con un appello: non perdiamo la testa, noi siamo studenti, professori, ricercatori, universitari, nella notte dei ricercatori pensiamo ad essere razionali e non farsi coinvolgere dall'emotività e mantenere sempre la barra dritta. Uso della ragione, perché in questo momento bisogna essere lucidi per prendere delle decisioni. Grazie a voi. Grazie a te, veramente.